Siamo qui all'arrivo della 18ª Iron Bike, siamo a Salice Dulzio, arrivo oramai classico di questa gara di mountain bike, la più dura del mondo a tappe di sicuro, e sentiamo cosa ne pensa di questa gara il numero 57 che oggi è arrivato per primo, anche se oramai fuori dal tempo massimo della gara, ma in questa tappa sicuramente uno dei migliori, favorito anche dal fatto che stamattina è partito per primo. E non ha avuto alcuni problemi che gli altri hanno dovuto soffrire. Cosa ne pensi, Salvo? Allora, che è un'esperienza meravigliosa e che è una cosa per quanto mi riguarda che ha non solo a che fare con lo sport, ma una cosa molto personale. È difficile dire quello che si può provare in un evento del genere, l'atmosfera, l'ambiente e le emozioni soprattutto. È un percorso spirituale, oltre che una gara sportiva, dove viene fuori la parte più profonda di ciascuno di noi perché siamo messi proprio a dura dura prova per 8 giorni di fila, tantissime ore in sella e il tempo poi quest'anno non è stato per niente clemente e quindi è stata un'esperienza ancora più bella adesso. Durante la gara era un'altra cosa, adesso logico, più uno la suda e più la gratificazione è fantastica alla fine. Complimenti e soprattutto progetti per il futuro, quali saranno i tuoi impegni futuri in questo settore? E, beh, altre gare, sicuramente l'anno prossimo essere di nuovo qua, vedere come se riusciamo a fare meglio anche le altre tappe. E dopo altri progetti a livello di triathlon, e una corsa in montagna e dopo altri progetti lavorativi. Grazie Salvo, grazie mille e Grazie. buon rientro al campo. Grazie, grazie.